Buonasera e benvenuti in questo video, un video prettamente Benvenuti che si natalizio, perché Anna fa l'albero di Natale, però diciamo la verità, deve fare l'albero di Natale, Brava, perché visto? si inizia Però deve se... essere, cioè, su blu che c'ha zecca. è blu Però poi come capisco che tu sei avuto 1,80 m, però. perché si inizia sempre dicendo dobbiamo fare l'albero, poi fa tutto lei, perché Meno io non sono male, tante capace, parole, e però lei non c'è dice, bisogno che patata. strilli perché loro sentono. Ah, scusate, lei dice sempre che non sono capace e mi mette in un angolino a guardare. No, Oh, bello ragazze, mio. bentornate tra noi in casa Papi. Ullala, Mamma mia. quando è che ci andavamo a prendere un caffè tutti Se la insieme e parola, ma facevamo chi paga? Tu? due chiacchiere? Giusi. Non credo Vabbè, proprio. bando alle ciance. Comunque, ragazze, ma a parte gli scherzi, benvenuti finalmente in questo video dove finalmente faremo l'albero di Natale. Allora, premetto una cosa, ragazze, che in questo video vedrete solo la preparazione dell'albero di Natale, non come gli altri anni. Ho voluto cambiare un po', non fumima. Ah. Ho voluto un po' cambiare tutte le altre decorazioni, comunque dopo ve le farò vedere, però le decorazioni ho fatto, diciamo, farò un reel, ancora non è uscito, no, quando vedrete questo l'avrete già visto, vabbè, scusate, mi ci devo riabituare, un mini reel su Instagram, ovviamente come ho fatto il presepe, eccetera, ma tanto ripeto, a fine video vedrete già tutto fatto, ma non mi vedrete, cioè Mentre lo farlo, fa. mentre lo faccio. Bravo, Cristiana, mamma. Allora, non serve subito. La Ma serata è corta, eh. chissà come mai è corta. Sto cavolo. Raga, ma quando vanno in ferie questi giocatori? Scasso Cavolo. l'albero perché, raga, dietro io ho iniziato perché dopo tanto vi faccio vedere. Visto che io sotto metto questo tullo rosso, mi conviene farlo prima, no? Mentre faccio così già un piccolo pezzetto è fatto. Io, come vedete, sono a tema sempre natalizio, le Bello. palline qua, Palline. cioè anche Allora facciamo una cosa, le ragazze, non perché non voglio stare in vostra compagnia, ma mentre lei continua a fare, io palline sgocce. devo levare i panni dalla Ok, fate l'applauso a asciugatrice. Cristian. Che marito d'oro, scrivetelo sui commenti, mandate anche telegrammi, ragazzi, Vabbè, io c'ho da comunque, fare. ragazze, bando alle ciance, iniziamo a fare l'albero. Albero aperto, le luci funzionano, ragazze, per me è sempre un'ansia ogni anno che queste luci se funzionano o no, perché comunque può succedere che ne so, si rompono. Comunque credo di averlo aperto abbastanza bene. Poi sapete che facciamo quando siamo su divano? A me si dice guarda, quando siamo sul divano, no? Io e Chris lo guardiamo e Chris inizia a fare, però lì è un po' vuoto, vedi di aprirlo un poco meglio là, poi vedi qua, infatti mo qua lo vedo un poco aperto, Io come ma faccio qua? lo sapevi? No, hai detto l'orzo, Ah, che l'orzo. dici? Mentre io avevo messo il secondo livello qua, già ha detto facciamo un orzo. Ragazzi, la Vabbè, stanchezza mentale. sì, ha stanchezza mentale. Se andate, sicuramente chi segue Cristian su Instagram, ha fatto una bella storiella lui. Bravo, va bene, continua, eh. Thank you.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The ragazze, finalmente abbiamo finito, ho finito di fare l'albero di Natale, perché Cristiano è arrivato da poco alla fine, però comunque ha fatto altro, devo dire la verità, ha fatto altro, mi ha tolto tutto i panni dall'asciugatrice, ha fatto un gran bel lavoro, devo dire, ti faccio i miei complimenti Cristiano, si è nuovato cerchio, perché non c'era la testa il cerchio. Allora ragazze, vi faccio vedere, tanto ma che tengo, un naso rosso, no? No. Cristian c'è tutti i brillantini sul viso. Comunque, vi faccio vedere le altre decorazioni che ho messo. Tanto vi ho fatto, avete visto la ripresa tutto al buio, così bello vedere solo con le luci, atmosfera magica. Un'altra cosa, ragazze, su Instagram vi avevo detto che non mi piaceva come avevo creato il centro tavola. Poi, ovviamente, prendendo altre cose dalla scatola dove ci sono tutte le palle di Natale, eccetera, mi sono uscite altre cosine e piano piano ho composto questo centro tavola e ve lo mostro. Io avevo preso queste campanelline, ve le avevo mostrate, le volevo mettere sull'albero, ma poi ho detto no, sai che ce li metto nel centro tavola, così cerco un po' di abbellirlo. Devo dire che mi piace. Per quest'anno va bene così, l'anno prossimo lo farò completamente nuovo, diverso, lo voglio fare più, diciamo, di lungo, poi vabbè, vedrò. Adesso ovviamente ragazze vi giro e vi faccio vedere tutte le altre decorazioni. Guardate questo angolino che carino, adesso ve lo mostro. Allora ragazze, questo vi mostro, il primo angolino carino, perché dove ho messo i due calendari dell'avvento, questo delle Yankee Candle e questo qua di Ikea. Oggi, giorno 3, ovviamente è uscito il cioccolatino e l'ho messo qui. Ragazze, queste ciotoline, le chiamo così, le ho comprate proprio sabato in questo centro commerciale che vado io. Ne ho presi due, molto carino. Questo anche quando uno fa degli aperitivi, ne ho presi due. Se ci ritorno ne prendo, se li trovo altri, perché sono molto carini. Comunque qui ci metterò tutti i cioccolatini quando apro il canale della band, se già mangiamo all'istante. Comunque, poi ho messo, vabbè, questo qui per mettere i tovaglioli. Io questi qua già li avevo dall'anno scorso, tovagliolini di Natale, molto carino. Poi qua questo, diciamo è un calendario, ragazzi, così tutti i giorni ci metto il numero. Molto molto carino, questo qua raga è vecchissimo, è una candela, però non lo so, ci sono affezionata, mi piace, l'ho messo qui. E questo è diciamo l'angolino, il primo angolino che vi ho mostrato. Poi venite con me, questo qua raga lo sapete ormai è vecchissimo, però a me piace molto, perché comunque è molto molto carino. Questo era di Maison du Monde, quindi l'ho messo qua. E come vedete il runner che avevo mostrato l'ho messo anche qui, il pezzo praticamente che mi è rimasto, perché l'altro ovviamente l'ho messo sul tavolo, però comunque così mi piace. Vedete che non prende proprio tutto il mobile, però è carino. Questi alberelli ce l'avevo già dall'anno scorso, io li utilizzo anche come centro tavola quando apparecchio la tavola, ecco, vediamo, per la vigilia, il giorno di Natale. Comunque questa è la decorazione che ho messo qua, sempre molto carino. Qui ci ho aggiunto un po' di fiocchetti, queste due candele le ho messe lì. E adesso ragazzi vi mostro il centro tavola, vedete, molto carino.
Io queste decorazioni già ce l'avevo, ve l'avevo detto, questa è una di Casa Shop, anche la candela, questa qua non mi ricordo dove l'ho presa. Comunque ci ho messo questo tulle rosso che c'avevo già, l'ho cercato di intrecciarlo un po' dentro a tutte queste decorazioni che ho messo. Ci ho messo anche alcune palline di Natale dell'albero, che non ho messo sull'albero, le ho messe qui, le campanelline, vedete? Molto carino. E queste decorazioni ovviamente, ragazzi, già ce l'avevo tutto sommato. Carino, dai, meglio di prima. Voi considerate che prima c'avevo solo queste tre cose che non mi piaceva proprio. E va bene, questo è il runner. Devo dire, carino, mi piace. Ovviamente, ragazze, l'albero di Natale, sempre uguale come ogni anno, aggiungendo sempre come ogni anno qualche decorazione nuova, che è questa qui, quest'anno, molto carina. E poi questa. Molto molto bellina, carina. Poi vabbè, su questo qui ci ho messo queste fiori, sembra fiori di ciliegio se non mi sbaglio, comunque molto carino, giusto per dargli quel tocco di rosso, per togliere quello ci ho messo questo. Poi qui c'è Cristian. Salve, una decorazione più bella della casa. Certo. Poi qui ho messo questo alberello di legno con questi, non mi ricordo mai come si chiamano, comunque sono troppo belli, ragazze, li ho messi qua. Ci ho messo l'angioletto e poi, ragazze, qui questo Babbo Natale molto carino, quest'altra decorazione, questa lanterna rossa, ci ho messo l'alberello vicino e questo con questo presepe, ragazze, che mi è stato regalato da una di voi. Qui ci ho messo un altro alberello, la scritta dietro e questa piccola composizione qui, molto semplice, molto minimal, questo alberello è la renna. E l'altra renna qui. Ragazze, mi stavo dimenticando di queste. Qui ho messo la renna con un altro di questa qui, carino. All'interno c'è l'alberello di Natale, stiamoci attenti, la rompo, non sia mai. Poi qui questi due alberelli di Natale con una campanella e quest'altra decorazione. Molto carina. Scusa. Lei Allora, ride. ci sono in retroscena, In retroscena. ragazzi, come nei film. Allora, Ciak. dai. Prova 3. Io volevo fare a Cristian, vabbè. Sì, sotto c'è il pantaloncino. Sì, proprio. Vabbè, no, vabbè, vedete che ce l'ha detto, ma C'è smeggio la tuta, dentro. c'è la tuta. La vedete? Non No, c'è, non non si c'è. vede. C'è la tuta. Comunque, ragazze, col nostro bellissimo sfondo dell'albero di Natale, spero che questo video vi sia piaciuto. Mandiamo un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video. A presto!